come nasce questa tua passione per i laser? Secondo me è il campo nel quale c'è l'ottimo compromesso tra mani e cervello. Bisogna saperlo usare nel senso di manipolare, però bisogna anche saperlo impostare. E quindi è un fantastico modo per poter applicare ogni giorno nuovi settaggi, nuove quantità di energia, nuovi tempi di emissione, a seconda delle caratteristiche del singolo paziente, e naturalmente bisogna avere le mani per poter muovere nel modo corretto il manipolo, che è poi l'ultima estremità del laser, che è mettere energia. E questo è per me il motivo vero. Quindi queste macchine sono assolutamente operatori dipendenti? Mi viene da sorridere perché ne parlavo questa mattina con una paziente. Io dico sempre che se andiamo a Monza e io mi metto a guidare una 500 e un pilota di Formula 1 guida una Ferrari, sicuramente vince lui. È diverso. Però se lui lo mettete su un monopattino e a me mi mettete su una Ferrari, vinco io. Quindi secondo me è duplice il concetto. Certamente sono dipendenti da chi li utilizza, ma certamente bisogna avere a disposizione tecnologie di alto livello, perché altrimenti la sicurezza del paziente può essere compromessa. Quindi buon operatore, ma ottimo livello delle apparecchiature. Benissimo. Sono i due elementi fondamentali. Benissimo. Ora ti vorrei fare una seconda domanda. Il foto ringiovanimento, quali sono i vantaggi e le differenze rispetto ai trattamenti con laser specifici? Allora, il foto ringiovanimento con IPL nasce un po' di anni fa, nasce nel 2000, nel 2001 in California. Il concetto è semplice: invece di emettere un'unica lunghezza d'onda, se ne emette più di una. Quindi gli obiettivi che si possono colpire sono più di uno, piccolo vaso sanguigno, piccola macchiettina. Da ognuno di questi viene poi liberato un pochino di calore e quindi non solo si colpisce l'obiettivo, ma si scalda anche il tessuto circostante e quindi si ha nuova produzione di collagene. Il laser specifico, che è per esempio fatto per coagulare il vaso, coagula il vaso, ma nulla o poco riesce a fare sulla macchietta. Il laser specifico per la macchietta è straordinario per colpire e distruggere quelle, ma nulla o poco può fare sul vaso sanguigno. Quindi io valuterei la luce pulsata come non superiore al singolo laser per il singolo difetto, ma come, se lo vogliamo intendere, come foto ringiovanimento, quindi riduzione dei sintomi e dei segni dell'invecchiamento e stimolazione della sintesi del collagene, ritengo che sia ad oggi la metodologia, la tecnologia che ci può dare i risultati migliori. Quindi meno specifico per l'obiettivo, in grado di colpire più obiettivi. E invece il photo fractional, questa tecnica, diciamo, sono metodiche combinate con varie tipologie di laser. Photo fractional è un nome di fantasia, nel nostro campo no, sai che molti amano inventarsi questi nomi. Secondo me è cercare di mettere insieme il meglio di alcune metodiche. Allora, la luce pulsata che abbiamo parlato prima colpisce piccoli vasi sanguigni e macchiette che sono nella grand zone, cioè lo strato epiteliale, lo strato della pelle più superficiale. I laser frazionati non ablativi vanno invece più in profondità. Mentre l'IPL colpisce emoglobina e melanina, i frazionati non ablativi colpiscono l'acqua. Allora l'idea nasce da: perché non combinare queste due cose? Cioè andare a lavorare a due strati diversi, a due profondità differenti, colpendo due obiettivi differenti. E quindi tirare via le macchiette, tirare via i capillarini e stimolare, colpendo l'acqua, una maggior produzione di collagene, e soprattutto stimolare una maggiore produzione di collagene più in profondità rispetto a quello che la singola IPL può fare. Quindi IPL lavora in superficie e tira via i segni superficiali, ma non riesce ad arrivare in profondità. L'altro va in profondità ma non colpisce la superficie, e allora l'idea è: perché non metterli insieme? E i risultati sono decisamente migliori rispetto ai singoli elementi. Quindi il photo fractional è certamente più impegnativo da fare, certamente un po' più lungo come post trattamento, però dà un risultato decisamente superiore a un singolo foto ringiovanimento o un risultato migliore del singolo trattamento frazionato non ablativo. È solo mettere insieme le cose e cercare di ottenere il risultato. E come tutte le cose, le combinazioni di varie tecniche portano a un risultato poi ottimale.
male. È come gli antibiotici fatti da due farmaci diversi, uno più uno non fa due ma fa tre. Certamente. E invece quando proponi i laser ablativi? Allora, il laser ablativo è decisamente più aggressivo, ma è indicato per tutte quelle pelli che hanno un invecchiamento decisamente superiore, perché quando un laser ablativo, io uso il laser a CO2, ma colpisce il tessuto, fa tre cose: rimuove la superficie che verrà rinnovata da un tessuto più nuovo, dà contrazione delle molecole del collagene, quindi un effetto tightening sulla pelle, e soprattutto attraverso l'attivazione prima delle metalloproteinasi e poi dei fibroblasti alla produzione di nuovo collagene. Quindi è per un fotoinvecchiamento decisamente più importante rispetto a quelli descritti, a quelli trattati con le metodiche descritte prima. Ha un post trattamento un po' più lungo, non è in grado di risolvere rughe profonde o lassità tessutali, però sicuramente è la metodica che oggi, se mettiamo sui piatti della bilancia la durata del post trattamento e il risultato che si può ottenere, è sicuramente quello che oggi offre la miglior chance per ottenere un risultato veramente notevole. E invece queste altre tecniche di cui si parla molto ultimamente, questi ultrasuoni focalizzati combinati con le radiofrequenze, questi funzionano meglio sulla lassità? Sì, è esattamente così. Allora, la radiofrequenza ad aghi l'ho chiamata l'uovo di Colombo, perché è molto semplice. Invece tutti i trattamenti laser sono outside in, dall'esterno all'interno. Queste due metodiche sono invece inside out, partono a liberare energia dall'interno che va verso l'esterno. Per esempio sono fattabilissimi durante la stagione estiva, se il paziente è abbronzato o non abbronzato, mentre l'importante della laser terapia con queste metodiche è abbastanza irrilevante. Cosa fanno anche se in modalità diversa? Mentre la radiofrequenza ad aghi, attraverso dei piccolissimi aghettini che vengono inseriti all'interno della punta, libera energia tra la punta di un aghettino e l'altro, e quindi crea un piccolo danno nella pelle che verrà poi sostituito da tessuto nuovo e dare contrazione, ma alla profondità che l'operatore decide, e quindi si possono fare diversi livelli di profondità, gli ultrasuoni focalizzati invece sono ultrasuoni, quindi sono come quelli dell'ecografia, solo che si focalizzano in un punto, e la profondità decisa è quella della muscolatura del volto e del collo, cioè dello SMAS nel volto e del platismo nel collo. Ogni singolo danno di meno di un millimetro non serve a nulla, non porta a nulla, ma se si immagina che si fanno da 5, 6, 700 colpi ogni trattamento e che ogni colpo è fatto da 4 microdanni, vuol dire che ogni paziente almeno fa 2000 microdanni. Ogni microdanno dà un minimo di tensione e quindi c'è un effetto di trazione. Poi, essendo un danno, il nostro corpo guarisce e stimola, e questo danno stimola la produzione di nuovo collagene, quindi il miglioramento è poi costante nell'arco dei mesi. Sono due metodiche che, proprio perché lavorano più in profondità, non sono dedicate a coloro che hanno un danno in superficie, usiamo i laser, ma se abbiamo un soggetto che ha una caduta, un'ottosi dei tessuti, uno scivolamento dei tessuti verso il basso, e vogliamo trattarlo con l'energy based device, quindi con le apparecchiature, queste sono le metodiche ideali, perché poco hanno a che fare con la superficie, ma danno trazione dei tessuti verso l'alto. E la domanda nasce spontanea, visto che questi trattamenti sembrano fare veramente molto per il ringiovanimento, che cosa fanno in più rispetto, oppure sono sovrapponibili ai risultati ottenibili con gli iniettabili, prodotti filler, eccetera, eccetera, e possono sostituire la chirurgia? Assolutamente non possono sostituire, non possono la, sostituire la chirurgia. Se c'è un'indicazione chirurgica, io non sono, tu sei chiroplastico, se c'è un'indicazione chirurgica, la chirurgia deve essere fatta. Anche per un motivo molto più semplice: se fosse così avremmo smesso di fare la chirurgia. Certo. Quindi no, non possono sostituire la chirurgia. Devono, o possono essere considerate come, secondo me, come non un qualcosa in alternativa, ma un qualcos'altro a nostra disposizione. I filler sono, diciamo nella stragrande maggioranza, utilizzati per un riempimento volumetrico. I laser quasi niente fanno sul riempimento volumetrico. La tossina è fatta per la paralisi
muscolare in grado di determinare un sollevamento, una modificazione della forma e della posizione dei tessuti. Uh-huh. E anche questo poco può essere fatto con i laser. Nella mia pratica clinica io faccio tossina almeno una quindicina di giorni prima di una pratica laser, faccio finire il processo infiammatorio che il laser crea ed eventualmente infiltro un filler se mi serve. Questo per evitare, per esempio, che il processo infiammatorio del laser possa farmi riassorbire un filler più alla svelta. Quindi, non sono in antitesi, non sono un'alternativa, sono un qualcosa in più. Filler e tossina non possono togliere le macchiette, non possono migliorare il fotodanneggiamento di superficie, ci possono aiutare nel sollevamento verso l'alto dei tessuti, ma perché non anche in questo caso? Perché non usare tutto? Cioè abbiamo a disposizione cose che vanno a colpire elementi differenti. Un laser non potrà mai migliorare il profilo o il volume di un labbro, non ne sono molto convinto perlomeno. Usiamo qualcos'altro, ma un filler o una tossina non tireranno mai via le macchie della senilità o i piccoli capillari. E quindi perché? Se poi c'è una caduta dei tessuti molto importante verso il basso del volto, per esempio, e allora forse facelift è l'indicazione. Mi fa un po' ridere, adesso lo cerco, ma se c'è un eccesso di pelle della palpebra superiore, ma facciamo una blefaroplastica. Certo. È un intervento in anestesia locale che non dura tantissimo, che dà buoni risultati, che dà una guarigione molto rapida, e è inutile accanirsi nel fare 6, 7, 8, 10, 15 trattamenti laser che poi comunque non sono in grado, per esempio, di andare a colpire le borse di grasso alla palpebra superiore. Il laser va usato quando crea dei vantaggi rispetto alle altre metodiche. Se c'è un vantaggio, allora lo si usi. Se le altre metodiche, chirurgia compresa, sono più efficaci o danno una guarigione più rapida, si faccia la chirurgia. Quindi non vanno a sostituire, la chirurgia comunque riesce a ottenere dei risultati di un certo livello che nessun'altra metodica riesce a ottenere quando l'indicazione è tale. Assolutamente. Però faccio un esempio che mi sembra sia abbastanza chiaro. Immaginate un décolleté di una donna di 40 anni che si è selvaggiamente esposta al sole, che decide di mettere due protesi mammarie. Benissimo, avrà sicuramente un seno volumetricamente perfetto, ma se noi quel décolleté lo trattiamo e gli togliamo tutte quelle macchiettine che sono dovute all'esposizione solare che ha avuto, il risultato finale è migliorativo. E quindi non stiamo parlando di alternativa uno dell'altro, stiamo descrivendo un quadro che può essere ancora migliore se facciamo una cosa di questo genere. Benissimo, sei stato chiarissimo, per tante cose mi hai letto nel pensiero e ti ringrazio molto per il tuo tempo, per questa splendida intervista e grazie a voi per l'ascolto. Grazie, arrivederci a presto.